programma elettorale del centrodestra per quanto riguarda il PNRR parla espressamente di revisione laddove i progetti dovessero essere aggiornati o perfezionati. La fine della pandemia, l'inizio della guerra e soprattutto la crisi energetica richiedono sicuramente un'ottimizzazione del piano con un aggiornamento del quadro attuale, che a dirlo non è Fratelli d'Italia, ma a dirlo è la stessa Europa. Nel programma di Fratelli d'Italia è espressamente indicata la revisione del piano e per quanto riguarda i temi di mio interesse, ritengo che debbano essere aumentati sia i fondi sull'editoria, sullo spettacolo dal vivo e sui consumi culturali. Dall'altra, i bandi del PNRR sul digitale dovranno essere soggetti a maggiore trasparenza sull'utilizzo delle risorse, cosa che oggi non vi è stata. Basta vedere i bandi falliti, talvolta anche sartoriali già assegnati. Il governo uscente ci lascia ben 434 decreti attuativi ancora da adottare, che vuol dire che esistono 434 determinazioni del Parlamento che sono state votate ma che non sono diventate esecutive, e questo è il lascito del sedicente governo dei migliori. Il Ministero della Cultura, ad esempio, lascia il 12,5% di decreti attuativi ancora da scrivere, il MITE il 65%, il Ministero del Lavoro di Orlando, che fa sempre il primo della classe, lascia ancora il 30%, il Ministero della Salute di Speranza il 40%. Quindi un totale fallimento, una totale debacle del sedicente governo dei migliori. E quindi su questo dovremo sicuramente intervenire. Anche il Ministero di Colau dell'Innovazione ha lasciato ben 57 decreti attuativi ancora da emanare. La stessa Corte dei Conti, pensate, ha certificato una certa superficialità nel bando sul cloud, che permetterà solo 3 mesi di test su un'infrastruttura epocale che dovrebbe garantire l'autonomia, la sicurezza e la cybersicurezza nazionale. Va sicuramente sostenuta l'infrastrutturazione in banda larga, e in particolare nelle periferie. Pensate che anche a Roma, la capitale d'Italia, ci sono zone come Tor Bella Monaca dove c'è il divario digitale, e durante la pandemia i ragazzi e i genitori dovevano scegliere se seguire la scuola o fare lavoro in smart working, e questo in una nazione civile non è più consentito, non può essere più consentito. Per quanto riguarda le risorse del PNRR ai comuni per istituire uno specifico fondo, e questa è la proposta che facciamo, servirà appunto a accelerare questo processo di strutturazione dell'infrastruttura. A questa va garantito poi uno snellimento delle procedure autorizzative. Su questo noi avevamo già lavorato in Parlamento facendo emendamenti per nominare i presidenti di regione come supercommissari, emendamenti che purtroppo non sono passati, oppure superando i vincoli delle sovrintendenze. Abbiamo letto la maggior parte, la percentuale altissima, ad esempio, sulle rinnovabili, di impianti fermi, perché le sovrintendenze del Ministero di Franceschini, del MIC, ha bloccato qualsiasi piano sulle rinnovabili, fermo restando che Fratelli d'Italia ha sempre detto di volere sì le rinnovabili, ma con la tutela del paesaggio. Ma ci sono ovviamente, c'è una sintesi tra queste due esigenze. E poi sicuramente va rilanciata la domanda tramite la revisione dello strumento di voucher di banda larga, che hanno sì funzionato, ma devono essere anche perfezionati per quanto riguarda le categorie che possono fare richiesta. Hanno infine incentivate le competenze digitali e stimolata l'iscrizione alle materie scientifiche in ambito universitario. Questo perché? Perché una nazione che non investe sui propri giovani su temi come questi non ha futuro, e su questo ho presentato anche una specifica proposta di legge sulle materie STEM. A questo poi va affiancata la costituzione dell'indice DESI nazionale. Noi scopriamo da quello europeo che l'Italia, su molte posizioni, anche se alcune sono state recuperate, è indietro rispetto all'innovazione. Ecco, uno stesso indice DESI di natura nazionale servirebbe a controllare l'avanzamento dell'innovazione anche nella nostra nazione. E su questo abbiamo anche una mozione approvata, dimostrazione che l'opposizione non è stata a guardare in questi anni, ma anzi
ha fatto sempre proposte costruttive, operative, di governo del settore. Per quanto riguarda la scuola, l'istruzione in genere sarà messa al centro del nostro programma e sarà l'anello di congiunzione fra le famiglie e il futuro della nazione. La riforma del sistema di istruzione che abbiamo in mente accompagnerà i giovani nel mondo del lavoro e assumere sarà più conveniente perché aprire un'impresa sarà più semplice, veloce e sostenibile. Lo Stato, vedete, sosterrà la formazione di nuovi nuclei familiari e delle giovani coppie, agevolando l'accesso al mutuo per la prima casa e rimettendo così anche in moto l'edilizia di quella, diciamo, di tessuto. Con la nostra ricetta economica più assumi e meno paghi e l'abbattimento del vero cuneo fiscale in maniera radicale, le imprese torneranno ad assumere anche i giovani e a trovare un immediato sbocco lavorativo, soprattutto in quelle materie sull'innovazione, la cybersicurezza, sulle quali le grandi strutture di Stato, ormai costituende in operatività, e anche le grandi aziende sono alla famelica ricerca. In più, prevarrà la meritocrazia anche nell'istruzione e difendiamo anche il sistema di valutazione con il voto. E pensate, per chiudere con una battuta, lo abbiamo applicato su noi stessi parlamentari. Io ho fatto una simulazione, un vero e proprio rapporto pubblicato in Istanbul, un vero e proprio rapporto per la 18ª legislatura statistico di saggistica parlamentare, dove oltre ai documenti, alle proposte di legge, agli ordini del giorno approvati, alle battaglie parlamentari sostenute e vinte, ho aperto con un rapporto statistico sulla mia produttività in relazione agli altri componenti della Camera, gli altri 630 deputati. L'ho chiamato indice di produttività parlamentare e spero che appunto la nuova Camera, il nuovo Parlamento lo possa adottare. Thank you.